Allora, voglio fare questo video perché mi avete chiesto in alcuni come fai a trovare ogni giorno la motivazione, come fai a trovare ogni giorno la voglia di stare 10-15 ore davanti al computer, ad allenarti tutti i giorni, a fare questo o quell'altro. E voglio rispondere in maniera molto, molto sincera e molto pratica, no? Perché c'è questo pensiero da parte di tante persone che bisogna essere motivati per fare le cose, no? In realtà, che cos'è la motivazione? Ci sono due tipi di motivazione, io ho riscontrato nella mia esperienza. Desiderio e paura. Una molto più forte dell'altra. Desiderio è quello di raggiungere qualcosa, quindi se tu hai un desiderio, un obiettivo, vuoi andare da qualche parte, da un punto di vista figurativo, non di luogo, ma se vuoi arrivare ad un certo obiettivo, facciamo un esempio che tu parta da zero, tu voglio arrivare a 10.000 euro al mese, quello è un desiderio. Io desidero comprami l'orologio da 100.000 euro, comprami la macchina da 300, comprami la casa da 1 milione, avere la villa, vivere di qua, vivere di là. Questo è un desiderio, è un certo tipo di motivazione, ok? La cosa che però tanti non capiscono è che io ho sfruttato a mio favore, in realtà, che è quello che penso uno dei componenti più importanti che mi abbia portato a raggiungere questi risultati, è il fatto che non è tanto il desiderio di raggiungere qualcosa, perché poi ti rendi conto che quando tu desideri qualcosa, quando lo puoi ottenere, sei una persona completamente diversa rispetto a quella che l'ha desiderato, e quindi non te ne frega più niente. Io desideravo la Lamborghini, l'Urus, per dire, viaggiare in Lamborghini era la mia macchina preferita, tutto. Poi, quando potevo permettermi, ho detto: ma cosa me la faccio fare? Piuttosto investire in appartamenti ed è molto meglio. Perché? Perché quando io mi sono fatto quel, mi sono messo quel desiderio, ero una persona completamente diversa rispetto a quando me la potevo permettere. Perché? Perché per raggiungere certi risultati devi cambiare come persona. Cambiando come persona, poi i tuoi desideri cambiano, le tue priorità cambiano, e quindi penso che il desiderio non sia una motivazione che possa durare per tanto tempo. Perché una volta che sei vicino, o anche se non riesci a raggiungerlo, ma sei vicino a poterlo raggiungere, il desiderio, non vale più niente, perché funziona così la natura umana. Nel senso che se tu metti qualcosa su un piedistallo, per dire, non lo raggiungerai mai, devi avvicinarti a quello che o avvicinare la tua persona, avvicinare l'obiettivo per farlo percepire in maniera realistica dalla tua mente. Una volta che la tua mente lo percepisce in maniera realistica, allora si realizzerà, ok? E quindi devi cambiare come persona. Se tu hai adesso 10.000 al mese come obiettivo, devi diventare una persona in grado di fare 10.000 al mese, devi pensarci costantemente e la tua mente si abituerà a questo obiettivo qua, e quindi raggiungerai 10.000 al mese quando sarà normale per te raggiungere 10.000 al mese, ok? Stessa cosa per questo altro obiettivo. Quindi la motivazione non è desiderio, secondo me, per la mia esperienza. La cosa che mi ha motivato più di tutti è la paura. La paura di cose, dirai, no? La paura di tornare a zero, la paura di deludere me stesso, la paura di essere la persona con un potenziale minore rispetto al mio massimo potenziale, la paura di non essere la migliore versione di me stesso per me stesso e per le persone vicine a me, la paura di non performare al massimo quando avrei potuto farlo. Tutte queste sono paure che costantemente, ogni giorno ho. E sono queste le motivazioni che mi fanno alzare la mattina, andare in palestra anche quando non c'ho voglia, fare le cose anche quando non c'ho voglia, perché tante volte non ho voglia di farle, però le faccio perché? Perché ho paura ed è la motivazione più grande. La paura di tornare a zero per un imprenditore penso sia una delle cose più importanti che ti spingono a fare più cose in assoluto. E paura inteso come frustrazione, inteso come ansia, inteso come emozioni negative, inteso come voglia e fame di arrivare e soprattutto di allontanarsi da quello che era la situazione di prima. Io ogni giorno non mi dimentico da dove arrivo, non mi dimentico quello che ho fatto per essere qui, non mi dimentico che ho dormito per strada davanti a Stone Island per prendere una giacchetta e rivenderla, non mi dimentico quando vendevo le scarpe e andavo da Poste Italiane a vendere tutte le mie scarpe che avevo, non mi dimentico tutte queste cose qua, non mi dimentico una cosa, non mi dimentico quando avevo Non avevo neanche i soldi per pagare il sushi a me e alla mia ragazza, e prima di andare a pagare chiedevo di andare in bagno, andavo in bagno e guardavo il portafoglio se avevo abbastanza soldi, guardavo la carta 1.000 volte prima di pagare. Non mi dimentico quando guardavo il menu prima di comprare. Questa è la mia paura, di tornare di nuovo lì, no? Di tornare in quella frustrazione, in quel senso di non farcela, di fallimento. E quindi questa è la. Penso sia la motivazione più grande, almeno per me è stata così la motivazione più grande ancora oggi, perché adesso sono a Dubai, vivo nel palazzo più bello di Dubai Marina, ho la piscina, ho una lounge dove mi preparano quello che voglio da mangiare, ho la palestra, ho la spa, esco, sono a Dubai Marina, ho tutto quello che voglio, però non è scontato. Non è scontato perché me lo devo guadagnare ogni giorno queste cose qua, e quindi mi devo alzare con quell'idea lì.
e mi devo alzare con la paura di tornare a zero, con la paura di tornare dove ero un anno fa. E quella è la paura più grande che uno possa avere. E se tu quest'anno sei uguale all'anno prima, o questo mese sei uguale al mese precedente e non hai imparato niente, non ti sei fermato, non ti sei migliorato come persona, che sia da un punto di vista fisico, mentale, economico, qualsiasi esso sia, allora lì devi avere paura. Perché lì è il momento in cui sei vulnerabile. E utilizzo sempre questa metafora io, perché mi è successo tante volte di ottenere dei risultati più o meno, è soggettivo, ma più o meno importanti, quindi i miei primi 100.000 euro al mese, per dire. Mi ricordo quel momento lì dove ho mollato la presa un po', nel senso che magari ho staccato un attimo, mi sono preso una vacanza in più, mi sono preso un giorno di riposo in più, ho letto un libro in meno, ho fatto una call in meno, e quello mi è costato tantissimo dal punto di vista di soldi, di tempo e di tutto. E c'è questa metafora che mi piace molto, uno ricordare a me stesso, e voglio condividerla con voi perché penso sia importante per una persona, che quando il leone è visto nella giungla, l'animale è più forte, no? Però c'è una caratteristica del leone che tanti non capiscono, che il leone, e che non sanno soprattutto, è che il leone quando mangia, quando è sazio, è l'animale più vulnerabile di tutti. Perché quando mangia di pieno, la pancia piena, lo che fa è che si mette a pancia in su e riposa per digerire. Ed è lì dove il leone è vulnerabile. Stessa cosa tu. Stessa cosa identica tu. Quando raggiungi un obiettivo, quando sei soddisfatto di qualcosa, è lì che sei vulnerabile. È lì che se lasci andare la presa, torni indietro di 10 passi rispetto che uno. È lì che non devi mollare. E quindi come fai a trovare la motivazione? Devi ricordarti se sei in un momento di frustrazione, di paura, di ansia, se sei in una situazione che non ti piace, non cercare di scappare, cerca di viverla a fondo e cerca di ricordartela quando uscirai da questa situazione. Perché per ogni giorno brutto c'è un giorno bello, è normale, per ogni sera c'è il giorno, per ogni sole c'è la luna, e quindi di conseguenza uscirai prima o poi da questa situazione che non ti piace. E se sei fuori da quella situazione, ricordati quando eri, quando magari non stavi bene, quando eri ansioso, quando eri frustrato, io penso che la frustrazione sia la cosa più importante per un imprenditore. Io faccio tutto in base alla frustrazione. Quando sono frustrato perché non ottengo obiettivi, quando sono frustrato ho ansia per qualcosa dove performo meglio in assoluto, perché trasformo quell'ansia in motivazione. Che poi motivazione non penso neanche sia il termine giusto da utilizzare, perché si chiama dedizione, disciplina, non motivazione. La motivazione è quando sei motivato fai le cose, ma se tu fai le cose solo quando sei motivato non raggiungi niente. Se sei disciplinato fai le cose, punto e basta. Non quando sei motivato, quando ce ne voglia. Le fai e basta perché sai che devi farle. Perché se io ad oggi ti dico per arrivare a 10.000 euro al mese devi fare 10 step, e te li elenco e ti dico esattamente per ogni step quello che devi fare, come faccio nel corso, per dire, o chi viene in chiamata con me, se lo fai tu lo raggiungi, però perché non lo fai? Probabilmente non sono le informazioni che ti mancano, ma sono le azioni che ti mancano. Tu fai quella roba lì, entro un anno, entro 6 mesi, entro 90 giorni, entro quando è, ok, non te lo posso dire, però entro un giorno ti sveglierai e farai 10.000 euro se fai le cose giuste. Come se vai in palestra tutti i giorni, mangi bene, un giorno non vedi risultati, 2 giorni non vedi risultati, 3 giorni non vedi risultati, dopo 2 mesi, 3 mesi, un giorno, non so quando, vedrai i risultati. E la capacità di una persona e il successo di una persona penso sia misurato dalla capacità che ha di fare certe azioni spiacevoli, dolorose, magari quando non ha voglia, senza vedere il risultato immediato. Siamo abituati su Instagram, sui social, a vedere il risultato immediato, cioè feedback immediato dal mondo. Io metto un post, vedo i like, vedo i commenti, vedo tutto. Però non funziona così nell'imprenditoria, non funziona così nella vita in generale, secondo me, dalla mia esperienza. Funziona che tu fai le azioni e le continui a fare senza vedere nessun tipo di risultato, e continui a farle senza vedere nessun tipo di risultato, avendo 1000 dubbi in testa, pensando di fare le cose sbagliate, pensando di non farcela, fino a quando in un certo punto, quando stai per mollare e continui a fare le cose, ok, la costante è continuare a fare le cose che sai che sono giuste e sai che devi fare, allora lì inizierai a vedere qualche risultato, e allora lì cambierà, ok? Il problema è che la memoria delle persone, puoi fare un video dedicato a questa cosa qua, spiegandovi un grafico, adesso che mi arriva la lavagna me lo faccio, e il problema è che la memoria delle persone è molto alta adesso, ma svanisce col tempo. E il problema dei risultati è che sono molto bassi adesso, ma col tempo aumentano. Quindi quando tu ottieni dei risultati non ti ricordi le azioni che hai fatto per ottenerli, o comunque pensi che le azioni che hai fatto per ottenerli siano diverse rispetto a quelle che realmente funzionano. Questa roba qua, questo concetto qua lo lascio per un altro video. Il messaggio che voglio mandare per la mia
diciamo, per le persone che mi hanno chiesto e per chi magari non ha motivazione o non riesce a trovare la motivazione giusta, non devi trovare la motivazione giusta, devi trovare la disciplina giusta, devi trovare la disciplina e basta, devi avere paura uno, di tornare a doveri magari qualche anno fa se sei in una situazione migliore, e due, devi ricordarti se sei nella situazione peggiore nella tua vita, come ti sentivi in quella situazione lì per andare avanti e non cercare di evitarla, ma cercare di apprendere come ti senti, capire come ti senti, perché quello sarà la tua benzina per poi quando ti sentirai meglio, e ti sentirai meglio sempre, perché per ogni up c'è un down e per ogni down c'è un up, no? Quindi questo è. Grazie per l'attenzione, come sempre, spero di esserti stato utile per qualsiasi cosa, e buona giornata e soprattutto buon lavoro.